Con il DS Glauco Di Benedetto nel post gara, la seconda gara di Milano Marittima, quella di martedì è andata bene e ha portato la qualificazione alla finale di Coppa Italia, alla semifinale di Coppa Italia. Questa è andata un po' meno bene, è costata alla Grafistudio il quarto posto. Niente, c'è niente che dire, da dire. È stata una prestazione non Al di sotto, beh. al di sotto di quello che erano le aspettative, al di sotto di quello che abbiamo dimostrato durante tutto l'anno. Peccato, avremmo voluto sì, un risultato pieno. Prendiamolo per quello che è, anche se purtroppo non è quello che volevamo. Ecco, dire, sì, quarto, quinto posto non cambia, però quarto, come direbbe un vecchio comico, sarebbe stato meglio che quinto. Sì. Sabato bisogna cambiare il chip, cambiare il registro, perché sennò in finale non si va. Sì, è vero, è vero. Sì, è vero che avevamo preventivato il quinto posto, era come obiettivo, e questo l'abbiamo raggiunto. Però peccato perché, rispetto alla domanda che mi hai fatto prima, peccato perché non ci siamo arrivati Era ad un ad passo. un passo a mantenere la posizione. Peccato questo. Scusami, dopo mi hai chiesto. Sì, che bisogna cambiare Sì, registro, se bisogna, no ecco, per la sabato finale bisogna resta cambiare. un miraggio. Sì, la finale resta un miraggio, se non, io mi auguro che sia stato un incidente di percorso che ti può capitare, meglio se non capita, sì, devo pensare solo bene perché comunque abbiamo ottenuto qualche cosa. Ovvio che non riuscire a ottenere la finale sarebbe veramente un disastro. Dobbiamo giocare per ottenere la finale. Poi aggiungiamo che sabato prossimo è anche il tuo compleanno, quindi chiederai un regalo speciale alle ragazze. Ma guarda, io me lo auguro, però in campo non bisogna sottovalutare comunque la RS Roma perché è un avversario scorbutico, Esatto. difficile da affrontare. Io mi auguro che mi facciano il regalo di compleanno.